12 aule didattiche, 2 laboratori, un'aula speciale, un gabinetto scientifico, una palestra, servizi per disabili, uffici amministrativi, per una superficie lorda coperta di 2500 metri quadrati, un campo sportivo polivalente coperto per basket e pallavolo, verde attrezzato e parcheggi. Caschetto giallo e guanti, questa mattina il sindaco Luigi De Magistris ha posto la prima pietra di quello che sarà il nuovo edificio scolastico superiore che la città metropolitana di Napoli costruirà a Volla in via Filichito, nell'area adiacente alla scuola primaria di Sica, per un'opera che ha comportato un investimento di circa 2.200.000 euro. Oggi un altro investimento importante, un investimento di oltre 2 milioni di euro. Tanti investimenti stiamo facendo nell'ambito dell'edilizia scolastica come città metropolitana, tante poste delle prime pietre, tante inaugurazioni, perché siamo convinti che investire nell'edilizia scolastica, investire nell'istruzione è il migliore investimento che possiamo fare per il futuro dei nostri giovani. La soluzione progettuale, che ha preso corpo su un'area con una superficie complessiva pari circa 2.400 metri quadrati, prevede al piano seminterrato la palestra con bagni e spogliatoi, al piano terra uffici e la presidenza, 6 aule normali e un laboratorio, al primo piano altre 6 aule normali, un'aula speciale, con annesso gabinetto scientifico, un laboratorio e un'aula per alunni affetti da disabilità. Il tutto per una platea scolastica di circa 300 studenti. Ma da dove nasce l'esigenza di un nuovo istituto scolastico superiore a Volla? L'esigenza di un nuovo plesso scolastico sul territorio è quello per dare risposta ai tanti giovani che vogliono iscriversi in questa sezione distaccata del liceo di Giacomo. Noi abbiamo ragazzi che hanno conseguito la maturità anche con la lode, quindi vuol dire che abbiamo un corpo docente valido e quindi c'è questa offerta formativa che è ottima, per cui c'è anche una grande richiesta e noi dobbiamo fare di tutto per soddisfare questa richiesta. A terra già i segni per la delimitazione della costruzione. Lo scavo inizierà la prossima settimana, approfittando della chiusura estiva delle scuole. Il termine dei lavori è previsto per il 31 luglio 2021, in tempo per l'anno scolastico 2021-2022. Si mette il primo mattone per la realizzazione di un altro plesso qui del liceo Salvatore di Giacomo di Volla, un altro investimento importantissimo della città metropolitana sull'edilizia scolastica, a dimostrazione ancora una volta della politica della concretezza. Da quando ci siamo insediati noi abbiamo messo in campo il più imponente investimento pubblico sull'edilizia scolastica dell'area metropolitana, coinvolgendo le comunità scolastiche, coinvolgendo i sindaci, coinvolgendo i territori, quindi siamo molto contenti oggi qui a Volla di aver messo questa prima pietra, lavori che dureranno circa 2 anni, e il ringraziamento va a tutta la struttura ovviamente amministrativa e tecnica della città metropolitana.